Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Need for Speed Unbound. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, in mezzo al traffico? Apparentemente sì. Allora, un attimino che... Aspetta. Ci ritroviamo 2 anni dopo gli eventi che avevamo visto nei primi 2 episodi. Ci avevano fregato malamente. Adesso stiamo comunque ancora lavorando con Rydell nel garage. Si vede anche dalla targa della nostra nuova auto. Che, oh, tutto sommato comunque possiamo di mica... Aspetta, che ci è andato così male. Cioè, sì, forse abbiamo perso un quantitativo di auto abnormi. Io mi sono adattato, siamo contromano per il semplice fatto che vedete, ha la guida a destra, auto giapponese di importazione, quindi ci siamo adattati. Si guida molto bene, si guida molto bene. E voi mi raccomando ragazzi, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Spero che questi video vi stiano piacendo. Poi approfondiremo per quanto riguarda il gioco, insomma andrò a dire la mia più avanti, anche per il fatto del gameplay. Sto aspettando adesso. Serve uno strappo? Ah, no, sbaglio lo strappo. Ehi, mi chiamo Tess. Dicono che sei la persona giusta a cui chiedere un passaggio. Ti mando l'indirizzo di partenza e la destinazione. Nessun problema, arrivo subito. Allora, già siamo arrivati apparentemente al benzinaio. Ok. Poi vi dirò la mia, insomma, già dopo un po', adesso proviamo almeno un po' di macchine per dire qualcosa sul gameplay. Dobbiamo sbloccare ancora una cosa. Vabbè, iniziamo. E poi senti, lui mi fa... Cosa? Se lo sai, lo sai. E che ho risposto? Cosa? Ehi, hey, ciao. Tess? Io... Sali, signori, ci abbiamo una macchina sportiveggiante. Sono un po' in ritardo, quindi non è che potresti... Tranquilla. Per caso hai un cincillà domestico? O un opossum o qualcosa di simile? Sì, sì. No. In realtà... Perché? Davvero? Così, per sapere. Apri solo un po' il finestrino. Allora, qual è l'indirizzo? Il parcheggio vuoto nei pressi del sottopassaggio. Hai presente? Era un punto di ritrovo per i piloti clandestini locali. Oh, tu gareggi? Più o meno. Comunque ora gli sbirri tengono quel posto sotto sorveglianza. Ho sentito che le cose stanno per cambiare drasticamente. Sul serio? Se lo sai, lo sai. E io lo so, fidati. Com'è questa storia? Ah, non sta. Sei nel mondo delle corse ma non hai un'auto? I veri vincenti si fanno scarrozzare. E ci piace anche essere puntuali. Non puoi andare più veloce. Siamo arrivati. Stelle, ottima conversazione. Ehi, resta nei paraggi. Potrebbe valerne la pena. Certo, grazie del consiglio. Ah, no, ce l'ha data. No, ho detto... Non gira. Siamo arrivati, era già partito. Guarda qui, la gente con i big money. Ci sta ancora quella con la Corvette? Attenzione! Altra gente, però, quella con la Corvette l'ho vista. È sempre la stessa, no? Oh, comunque, pure la nostra... Vabbè, un po' ammaccata, per carità. Ma comunque potrebbe dire la sua, eh? Che ci invitate, eh? Wow! Era da un po' che non vedevo tanti piloti nello stesso posto. Cosa li porta qui? La passione per le corse. Il bisogno di esprimere la propria personalità al volante. E poi i soldi. Sì, probabilmente i soldi. Non ricordavo quanto mi mancasse. I soldi? io sì, stiamo a zero. Faccio un giro per vedere che si dice. Grazie per il passaggio. Don't worry, eh. Anche perché noi non ci siamo cambiati da due. Questa era la nostra. Questa era la nostra, palesemente. È la mia auto. L'ha modificata con l'altro kit, ma è la nostra. È la stronza. Va bene, aprite le orecchie. Andiamo. Dopo 2 anni. Sono felice che siate tutti qui. Quanti cazzo di anni sono passati? La sindaca alza un po' la voce e ci tiriamo tutti indietro. Credevo che questa fosse Lakeshore. Credevo che fosse la patria delle corse clandestine. Sapete solo darvi arie con le vostre auto modificate. Guardate quello. E tu con la tua rubata. C'è qualcuno che si ricorda ancora il vero motivo per cui siamo qui? Bei soldoni. Ecco. 3 gare di qualifica. Alto rischio. Se gli sbirri vi inseguono, seminateli, capito?
Se ci riuscite, avrete un posto garantito alla finale. La Lakeshore Grand. Volete vincere? Allora vi conviene fare del vostro meglio. Partecipiamo pure noi senza ombra di dubbio. Tra 7 giorni ci saranno le prime gare di qualifica. Guadagnatevi un posto! Yes! Yo, scheggia! Vuoi una valutazione a 5 stelle? Mostrami che sai fare. 5 stelle? D'accordo. Ma non ci ha riconosciuto? La nostra punta. Quell'auto finirà per investire qualcuno, fermatela! Ma sto andando a 50 all'ora! Quando mi sei accostato, poi. Scusa, eh. Potresti anche colpirli un po' più forte. Si è schiantato di frontale, quindi non credo che si possa fare più di quella. No, è pure noi, però, è pure noi. Nello stretto comunque devo regolare un pochino il... Non credo che potremo resistere ancora per molto. La sensibilità, perché non mi dà molta fiducia nella direzionalità. È stato divertente, no? Aspetta, dobbiamo tornare indietro. Sempre tutto contro mano, naturalmente. Proverò quell'auto fosse l'ultima cosa che faccio. Ce l'abbiamo davanti? Ah no, sta sotto. Abbandono l'inseguimento. Percepivo un po' di ostilità tra te e il miss monologo laggiù. Quella che hai visto, quella che lei sta guidando, è la mia auto. Strano, sembrava la sua auto. La stava guidando lei. Ha persino lasciato la targa. Aspetta che Ryder lo scopra. Chi? Cioè, c'era scritto... Il gestore del garage. La targa è lì vicino? Stavo pensando che sarebbe un buon momento per svignarcela in un posto sicuro. Sì, ok. Ricevuto. Devo chiedertelo. È sempre stata così? Così come? Si sforza sempre così. Non è la Yas che conosco io, ma è passato parecchio. Dai, si guida bene sta Skyline. Ci sta, qualche modifichina o qualche altra cosa per renderla più tamarra. Cioè, tamarra, più il sound. Eccoci. Rider Strides. Niente male. Sul nome si può lavorare. Questo c'era. Allora è qui che ha cominciato Yas, eh? Fuori dal mio garage! Sono innocente. Ehi, calmo. Ehi, hai fatto scattare l'allarme. Ah, giù le mani. Scusa, lei è Tess. Ah, ti ho quasi staccato la testa. Piacere mio, battitore. Rydell, ho visto Jasmine. È spuntata dal nulla un raduno. Scherzi. Ha ancora quell'auto. E sta ancora con la stessa crew che ha svaleggiato il garage. Stanno organizzando una gara ad alto rischio, la Lakeshore Grand. Banale. È la nostra auto. Potrei batterla, ma mi serve il garage e il tuo aiuto. Rallenta. Supponiamo che tu ci riesca, ok? Finisci con lo sfidare Jasmine. La batti in una corsa clandestina. E allora? E allora? È a questo che serviva il garage. Non vedi com'è ridotto? Sta alla grande. Questo è tuo? Non avevo detto giù le mani. Signor Rydell di Rydell's Rides. Gran bel nome, tra l'altro. E in tutta onestà, stasera sono andata a quell'incontro perché in cerca di un pilota. A una certa sono arrivati gli sbirri. Gli sbirri? Sì. Ma questo fenomeno li ha seminati prima di subito. Ora, io penso... che abbia imparato dal migliore. Ascoltate, ho io quello che vi serve, i soldi. Ottimo. E voi due avete quello che cerco io, un motivo per vincere. Potrei investire in questo garage, promuovervi per la gara, aprirvi qualche porta. Beh, ci sta. Andiamo, Ryder. Posso vincere. Possiamo risollevare questo posto. E va bene. Ma promettimi solo che qualsiasi cosa faccia Jasmine, tu ti terrai fuori dai guai. D'accordo? Sì. Ok, Rydell.
Hai qualche auto sul retro? Benvenuta da Riders Rides. Non credo che ci sia granché, devo dire la verità. Allora, ci ha dato 37.000 dollari. Oh, questo è il rivenditore. Prima di andartene, utilizza il denaro di Tess per comprare una nuova auto. Ce ne poteva dare anche un po' di più di denaro, possiamo dirlo. Allora, 37.000. Questa è bloccata. Perché è bloccata? Volkswagen. Già questa sarebbe stata papabile, Poi abbiamo, pure questa del 71 mi piace. Bella, questa secondo me tamarrarla ci potrebbe uscire una chicchetta non da poco, anche questa mi intriga. La BRZ. Anche questa ci potrebbe intrigare, quella del 2014. Potremmo mettere quella del 2022, dai. Più che altro per le modifiche. Però al momento tra le due questa. Rimaniamo con quella, la Mazda. Questa, vabbè, questa è storica, è spettacolare, però onestamente non saprei. È difficile. Cioè, guarda qua, di che stiamo a parlare? Pure la Civic, secondo me, bella modificata, ci uscirebbe una bella bestiola, La MX5 stessa cosa. Anche questa. Questa ce l'avevo in Juiced, il gioco per PS2 era tipo. Pure scusa, ma tutte le auto bloccate sono quelle che mi aveva fatto vedere all'inizio. Pure questa è bloccata. Eppure questa sarebbe stata una chicchetta. A parte il prezzo, Qua già iniziamo a salire. Ah, partiamo da quelle a poco prezzo a quelle devastanti. Queste sono quelle tamarrate ad alti livelli. Scusate, do un'occhiata anche al parco auto in generale. 488 pista, interessante. 300.000. Queste sono quelle modificate di brutto. Bella la nuova Countach. Che tra l'altro, bella veramente. Cioè, vabbè, voi direte, grazie al cazzo. Però ha quello stile un po' retro, effettivamente, in alcuni aspetti, che riprende la Countach, soprattutto la parte anteriore della vecchia, che mi è piaciuta questa Lamborghini che hanno fatto, rispetto ad altre magari che, per carità, non butterei, però. Beh, allora, auto ce ne sono, dobbiamo dire la verità. Auto ce ne sono. Venendo a noi, però, la scelta si fa difficile. Questa mi intriga tanto, così come allo stesso tempo mi intriga. Allora, questa qua costa anche pochino, tra virgolette. Così come mi intriga, naturalmente, tra le muscle car, la Mustang. La Mustang, che ve lo dico a fare. Però, ad ora, quasi. Pure la Civic, in realtà, perché sono modificabili, sono tanto modificabili. Andrei, guarda, vi dico la verità. La Fair Lady 240 ZG del 71. Questa, secondo me, può diventare molto cattiva. Molto, molto cattiva. So che molti di voi non l'avrebbero mai scelta, ma io sì. Abbiamo ancora un po' di soldi per. Mi hanno dato un lavoro che può farci guadagnare dei contanti extra per la gara. Forte! A giudicare da questo posto, direi che hai un passato da pilota. Certo. Ho tante storie da raccontare sui miei vecchi tempi. Ci credo. Sai, un tempo ero un vero asso delle corse. Quindi correvi a piedi, capisco. In effetti si faceva così prima che inventassero le auto. Molto spiritoso e simpatico. Perché non pensi a trovare fondi per la nostra squadra? Tutte le mie auto, ok. Allora, quelle che ci aveva fatto vedere all'inizio non ce l'aveva venduta. Allora, abbiamo stile, carrozzeria, effetti di guida, fumo, effetti e suoni. A questo punto si può andare a modificare qualcosina in più per quanto riguarda ste cose. Allora, noi abbiamo questa in uso. Dipende dalla verniciatura che faremo, in realtà, Dipende dalla verniciatura che faremo. Il sound non ce l'abbiamo. No, io vorrei andare a vedere elementi cosmetici, suono dello scarico. Mo capite perché?
di cose. Perché ne... E dai, niente, va da solo. Io perderò la maggior parte del gameplay di tempo qua, eh. Vediamo. Vabbè, questa in realtà non ce l'ha il turbo, quindi. E ci sta. Dopodiché carrozzeria, giusto per vedere un attimino i kit carrozzeria, ve li faccio vedere, cioè sono curioso di vederli pure io. Cioè vedete questa qua, cioè diventa veramente cazzuta. Allora, questo di base, questo mi piace, questo meno se devo dire la verità, questo vabbè no, anche no, questo non tantissimo, quella lettone non ci sta benissimo, questo la fa proprio prototipo tra virgolette. Vi dico la verità, quello che mi piace di più è il primo, questo, da 5.000. Questo mi piace un botto. Poi naturalmente possiamo andare a modificare anche altre cose quando mettiamo quello. Lo scarico per... sono cose che uno... Ok. Dopodiché... Assetto auto, modifica, ricambi, kit carrozzeria, vernice wrap. Vediamo il wrap cosa possiamo fare e quanto ci costa. Più che altro perché sto marroncino cacarella, questa in realtà ci starebbe bene anche un bianco, se devo dire la verità, eh. Allora, il materiale attuale. Beh, allora, intanto facciamo una cosa. Mettiamoci questa qua, se devo essere onesto, il bianco mi ci piace. Mettiamo così e poi vediamo il materiale. No. No. Metallizzato, cromato, carbonio opaco, vabbè. Oddio, pure carbonio opaco in realtà. Carbonio forgiato, camaleonte, variazione di colore. Damascato, una finezza. Carbonio sfumato, iridescente. Carbonio annido d'ape, che non si vede comunque una sega. Io direi che possiamo lasciare il... Tallo satinato, insomma. Dragon, quello attuale, normale, va. Pro, saturazione, materiale. Metallico, asfaltature, metallico. Così può andare bene, va. Ah, allora, aspetta. Vabbè, intanto applica. No, il satinato... l'opaco ci sta. Applica. Il wrap va bene così. Applicare cambiamenti, applica. E il cazzo. Ah, no, devo far così? Vabbè, non ho fatto niente, comunque. Molto semplice, per carità. Ora, effetti di guida. Abbiamo visto fumo, effetti sonori. Novità, che cos'era? I tag? Vabbè, perché che ci aveva sbloccato? Fammi andare a vedere quelli che magari ci ha sbloccato. Che tanto per. Sento bene, il tuo tag viene applicato a tutte le auto. Va bene. Ora, performance, signori. Io qua ci perdo tempo, quindi. Ok, questo è quello attuale. Gli upgrade ancora non li possiamo fare perché non è che... No, non è vero, quello attuale è questo. Poi c'è... Questo era quello di base, insomma. Poi c'è la versione un po' più... però... Sportivo... Turbo. No, boxer. Quell'altro boxer no, questo già manca.
Vabbè, a sti prezzi però. Il V6. No, non ci sta bene. Vuoto. No, va, voglio alle americane. Allora, questo qua, quello che mi piace di più è questo. Forse. Però 81.000 non ce li spenderemo mai, quindi calcolate che rimarremo col nostro, perché... Va bene. Motori, ricambi, giusto qualcosa per dare un occhio. Allora, questo... vedi, la fascia obiettivo ci fa vedere quella là. Poi abbiamo la centralina, il sistema di alimentazione, lo lo scarico, l'aspirato... Lo scarico non so se riusciamo a fare qualcosa, no? Telaio, pneumatici, voi dite niente, ma sono abbastanza importanti come cosa, eh? Quindi, sportivi, racing. Allora, questi... Normale, questo qua pure punta in derapata, questo lo porta un po' più in là, questo rimane in derapata, sportivi. Questo si rimane più o meno là, ci costano 2,7. Mettiamoli in conto. Ausiliare ancora non... Allora, certo lo scarico non è... Non so se lasciare così. Questo è quello che dà un po' più di boost però, eh. Partiamo dal un filtrino, cambiamo? 5.000? Eccessivo? Però già quello ti dà un bel boost, perché gli pneumatici ci possono mettere quelli... Ci sta quello normale. Questo qua sempre rimane sul normale. Questo è da gara. Questo da derapata. E questo da strada in generale. Mi cambia anche l'assetto. Velocità massima 230, 235, 06 e 2. Guarda, metto questi qua da strada, che rimane più o meno lì. A posto, ci mancano 2005, che però... Manovrabilità va bene, questa ci sta. Sensibilità sterzo... in realtà dipende. La deportanza... Ci può stare così. Potenza garage, che possiamo fare? Sfrutta appieno il potenziale del tuo garage sbloccando ricambi sportivi. Questo ce l'abbiamo. Questo per quelli sportivi. Questo per ricambi super. E questi ricambi d'elite. Vabbè, siamo poveri quindi. Ok, vabbè, signori, per il momento diciamo che questo è quanto. Abbiamo fatto poco e niente, per carità. Però, c'è proprio il calendario. Ogni sabato sera si svolge un grande evento. Le qualifiche, assicurati di avere la quantità di denaro richiesto e l'auto adatta per partecipare. Queste sono le auto che ti servono per la Grand, il più grande evento di corse di Lakeshore. Per gareggiare dovrai recuperare un'auto per ognuna delle 4 fasce. Preparati per quando arriverà il momento. Una di classe A, una A+, una S e una S+. Il calendario settimanale ti permette di vedere quante sessioni ti rimangono prima delle qualifiche e degli eventi in arrivo. Ok. Quindi, ad esempio, qua siamo alla settimana 1, settimana 2 e là ci possiamo guadagnare qualche soldo. Ok. E quindi noi qua che facciamo? Sfide, cosa abbiamo? Nessuna sfida, quindi io clicco e andiamo a farci un po' di cose qua in giro. Allora, questo fammi vedere gli eventi, 2000 iscrizioni, 6000, quindi si guadagnano 4000. Qua ce n'è qualcuna in più. 3 se ne guadagnano 6, 1500, 37. Questa iscrizione non si paga. Soldi facili, iscrizione 1000. Questa 1500 perché non la possiamo fare. Fascia autorichiesta. Noi no. Fascia autorichiesta. Pure questa. Ste due possiamo fare. Soldi facili. Questa 3000 e questa 3000. Io direi di fare queste, dai. Va bene. Proviamo la nostra nuova Nissan, signori. Scusa, no, mi chiedo perché non ci abbia fatto usare quella del garage, che era meglio. Ciao matricola. Però vabbè. Volevo qualche aggiornamento sulle gare. È un'altra chiamata della serie. Quando gareggiavo io le cose erano diverse? Dico solo che ai miei tempi non si pensava solo a vincere. Già, è proprio una di quelle chiamate. Gareggiavo contro un tizio che non chiudeva mai il becco. Oh, come ti capisco. Per tutta la gara non stava zitto un minuto.
Un giorno tirai fuori un po' di soldi e lo chiamai. Gli dissi: vabbè, con questo. Giochiamoci qualcosa di più della soddisfazione personale. Che ne dici dell'affitto del prossimo mese? Oh, merda. E lui? Finalmente chiuse la bocca e sganciò i soldi. Dopo quell'episodio, le scommesse divennero un'abitudine durante le gare. Caspita! Posso rubarti la storia? Certo, matricola. Ma ricorda, valuta bene i tuoi avversari. Non fare il passo più lungo della gamba. È il modo migliore per perdere un sacco di soldi. Ricevuto, Ryder. Grazie, capo. Lo apprezzo molto. Se le scommesse se le hanno messe è una cosa buona e giusta, Questi ci rompono il culo tutti a vedere... Vabbè, le macchine, noi siamo quelli messi peggio, quindi... Ma possiamo farle le scommesse, tipo? A sto punto? Sì. Ah! Dobbiamo vedere la qualità dell'auto. La nostra è 123 punti prestazione. Sfida, scommetti 350. La tua posizione prevista è in base ai punti prestazioni. Allora, sfidiamo lui. Posso sfidarne anche un altro? Ah no, uno solo alla volta. Ah, ok. Bello, io mi ricordo Juiced, gioco per PS2, dove ti potevi scommettere anche il libretto. E fu un problema, perché in una gara scommisi il libretto dell'unica auto che aveva, l'ho persa e finito il gioco. Però era bellissimo, Juiced, il primo capitolo mi sembra, o Juiced 2. Ma questo c'ha i cosi, il paninaro a pizzetta? Vabbè, questo è il nostro rivale. Attenzione, con la Civic. Speriamo che almeno quello riusciamo. Sì, che siamo riusciti a fare la partenza. Velocità di curva. Ma questo che c'ha? Ma sono scarichi quelli? Che ho fatto? Oh wow, sai addirittura sorpassare. Però poi la macchina non cammina, quindi dovrebbe essere un problema. Mettiamoci scia. Allora, quello che abbiamo sfidato è... era primo. La Civic pure se la cavarebbe. Ma no! Wow, riesco a vederti la nuca! Maledetti. Aspetta, Teniamocela per dopo la curva. Ehi, ora si ragiona. Abbiamo sfidato quello che doveva essere più scarso, ma perdere contro di te sarebbe imbarazzante. Prepotentemente potrebbe essere imbarazzante, ma se perdessi contro di te tra poco ti sorpasso. Il fatto è che non cammina. Ci ha dato pochi soldi quella là, ha detto mi metto i soldi io. Sì, ho capito, ma se ci metti quei soldi là, che cazzo ci faccio? Invece una macchina le gole ad oggi. Ma chi io? E chi mai c'è stato? Mangia la polvere! Non è competitiva, signori, al momento dobbiamo. Ma cazzo fai, scusa? Vabbè, almeno quello dovremmo averlo battuto e su due spicci. Li abbiamo presi. Però all'inizio non penso che si possa vincere con facilità, Ricompensa denaro 2,5. Vabbè, ci sta. Più di questo non potevamo fare, onestamente. Quindi ce la prendiamo per... Anche perché non è che ci siamo schiantati, abbiamo fatto danni clamorosi o altro. Ehi, se sei in giro per Lakeshore, puoi passare a prendere un'auto per me. Una Buick Grand National. Il cliente vuole vedere quanto è veloce con un vero pilota al volante. Ne conosci qualcuno? Wow, oggi siamo in vena di battute. Mandami la location. Certo. Aspetta però, ma poi posso ritornare qua a fare la gara? Allora, mandami la posizione. Subito. Che emozione. The Regal from Hell. Una classica muscle degli anni 80. Era il sogno di mio padre. La chiamava la schiaccia Corvette. Vedi di renderlo orgoglioso. Non per metterti pressione. Un po' contromano che tutto fa brodo, Ehi, scheggia! Abbiamo 6 giorni per entrare nelle qualifiche. Rimediamo un po' di grana e diamo una sistemata a questa nuova auto. Ricevuto. Ah, ho fatto qualche ricerca. La Grand si svolge in 4 fasi e per ogni fase ti serve un'auto diversa. Quattro?
Quindi mi presterai i soldi anche per le altre? Perché questa storia mi puzza di schema piramidale? Da dove viene tutta questa paranoia? Lascia fare. Qualcuno ha tradito la tua fiducia in passato? Hai fatto ricerche anche su di me? Nah. Aspetta, ma... È solo che conosco i miei... Scusa, signor, ma voglio capire... Ah, Polly, dovevo andare qua. Non preoccuparti. Mi sto dando da fare per procurarti un lavoretto parallelo. Un piccolo extra prima delle qualifiche potrebbe far comodo. Cosa sei, la mia manager? Manager? Suona bene. Ma non aspettarti discorsetti di incoraggiamento. Sono i soldi a parlare, quindi vedi di procurartene un po'. Questo lo so fare. Pensavo fosse di vetro. Mi ha detto vieni qua. Bravi tutti, bravi tutti. Inizia l'evento. Facciamo questo, poi ci facciamo l'altro che dobbiamo fare, no? La consegniamo. Consegna l'auto. Oro 1,30. Ce la faremo? Io non credo. Questa spinge, questa spinge. Questa è proprio gangster style. Madonna, se non gira. Quello avevo tutto sterzato, pensate. Questo dobbiamo fare tutto il derapata, mi sa, per fare le curve. Non c'era niente. Imbarazzante. Ma l'ammazza Corvette perché gli andava addosso ai Corvette. Nelle gare non girava. Per quello. La chiamava così il padre. Vedo le giustificazioni. Vai, vai. Pelo, 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 dai. 1,30, 1,30, 1,30. Dai, yeah. Olè. A posto. Ci sta, signori. Noi vogliamo... In questi casi consegnata sana e salva. È così che si guida. Il cliente era così colpito che ha detto che ci avrebbe seguiti su Instagram. Abbiamo un Instagram. Cos'è? Una macchina del caffè? Non l'ha fatto. Va bene. Diciamo che... Ok. Sì, torniamo là a fare la gara. Dove? In cucina? No, 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 no. È un account su un social network. Ah, cioè tutta quella storia di chiocciola Mr. Rides. Aspetta, ok, ci sono. C'è il video di un cane che fa skateboard e dei tizi che mangiano ravioli dentro a delle costose scarpe da ginnastica. Proverò a capirci qualcosa. Tess ha visto un cane sullo skateboard? Ci sentiamo. Io rispido lui. Onestamente, signori, visto com'è andata, famoci i cazzi nostri. Già là abbiamo battuto un po' a fortuna, però. E poi iniziamo ad investire sul veicolo. Questa è una macchina storica, quella che abbiamo preso. Quindi so che voi tamarri volevate qualche altro tipo, la Civic. Lo so, ha il suo perché anche. Sbagliato tantissimo, pensavo di... Ci siamo! Vai. Allora, intanto prendiamo la scia. Possiamo piano piano. Annullare la scommessa? Annullare la scommessa. Perché c'hai paura, sai che arriverà la batosta? Ma tu vedi che se pure uso il nostro rimaniamo fermi. Poi siamo il nostro, ma ce l'abbiamo il nostro. Dove cazzo vado? Ho sbagliato strada? Ah, io stavo a seguire il tra... Cioè, andiamo così lenti che stavo seguendo il normale traffico. Invece, corriamo nella zona pedonale.
la sicurezza prima di tutto. Però li ripetiamo, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, sta fatto. Anzi, mo è più facile riprenderli perché li cogliamo di sorpresa. Loro non sanno che siamo ancora in gara. Quindi da dietro. Madonna santa. Quello è morto, per forza. Guarda, guarda. E pian piano rimontiamo la situazione. Intenzione di fartela passare liscia, te l'ha insegnato Rydell. Vabbè, coglione, quello che abbiamo scommesso è fatto. Tra poco ti sorpasso. Piano piano, guarda, ti seminerò subito, stai a guardare. Centrale, siamo all'inseguimento delle auto sospette. Vabbè, pure gli altri non è che siano schegge, però insomma. Ci sta, si parte dal basso. Beh, mi ci voleva proprio una sfida. Vedi che vi ho detto che partendo da dietro, piano piano, molto piano piano, per carità, però. Centrale, anche la pattuglia si unisce all'inseguimento. Ma anche la pattuglia si unisce alla gara, pensavo stessi di qua. Vai di scia, vai di scia! Cazzo, questi spingono. Oh, quello ha tagliato la curva. Sto facendo di tutto per portare l'inseguimento in cielo. Così. Vabbè, lui l'abbiamo battuto, abbiamo recuperato e abbiamo fatto meglio della gara di prima, tra parentesi. Abbiamo vinto? Ah, perché si erano schiantati tutti là? Possibile? Mi sembra un po' strano, però ok. Il GPino. Mettiamo contro la BMW. Va, proviamo, proviamo, signori. Spese pazze, spese pazze. E poi la miglioriamo. E poi dobbiamo comprare anche altre auto, quindi non vi preoccupate, perché ha detto 4 di 4 classi diversi, quindi ce n'è per tutti. Anzi, voi consigliatemi. Bellissima pure questa. Beh, complimenti, caro, tu c'hai una delle auto più belle qua nella zona sfida. Dicevo, ditemi che altra auto vi piacerebbe vedere. Naturalmente penso con prezzi modici, perché non credo che riusciremo a fare una manicata di soldi al momento, cioè piano piano. I guadagni sono piuttosto scarsini e limitati. Che fa, tampona? Sapete però qual è il fatto? Qua più... Non dobbiamo andare troppo avanti, perché sennò... Vedi, prima abbiamo vinto... Ecco, due. Mi sono un po' imbarcata. Arrivando dalle retrovie. Se poi siamo troppo avanti non si riesce a quagliare. Sto respirando aria sporca. Appena pure che l'aria sporca, stronzo. Giustizia là, ragazzi, si chiama. Spinge però, Ma noi andiamo a 140 km orari al massimo, ma che cazzo è? Ma scusa, Ma non è una gara. Cioè non ti puoi presentare una gara clandestina con un'auto che fai 140. Occhio biondo. Anche tu, occhi al muro, al muro. Madonna. Cazzo, il pandino. Oddio, il pandino 140 probabilmente stai lì per tornare nel 1955, però. Le cose si fanno interessanti. Centrale, sono alle costole di quei pirati della strada. Ma che pirati. Ma che pirati. Pure noi. Spingi. Oddio, il treno. Ora la gara è aperta. Ma quella ma dove vanno loro? Com'è aperta? In che senso? Ma scusa, dobbiamo andare qua. Ah sì, no, hanno sbagliato loro. Non so di che cazzo è. Sta aperta, cioè della serie, ognuno si dà per cazzi sua. Spingi, spingi, che la questi ci stanno. Lascia l'inseguimento. Vai, porca troia.
Ai, mamma mia, i pro. Oppela, mi ho tamponato un buon uomo così a caso. Signori, qua. E ancora non abbiamo fatto modifiche, mo' in nottata. Nottata, fine giornata, quando è? 4.500, dai, già qualcosina inizia ad arrivare. Semina surclass, evita di lottarci contro. Ah, con questo tipo di macchina, 4x4. Sì, direi di sì, questa è meglio evitare, anche perché la nostra è piuttosto piccolina, quindi non sta messa neanche benissimo. Ma ce l'abbiamo alle calcagna, lei? No, non è vero. Attenzione. Direzione sbagliata. Attenzione. Però c'è della campagna. 4x4, gli diamo la caccia. Centrale, l'auto mi ha seminato. Ma noi stiamo qua dietro le case popolari. Abbiamo perso l'auto sospetta a Baymore. Continuate a cercare. E poi cerca, signor... Ma che ne sa? Seguiamo il taxi. Ormai è irraggiungibile. Ormai. E mi sa che ce ne possono andare pure a casa, perché qua la giornata potrebbe essere finita, visto che non c'è altro, infatti, rifugio. Jesus. Scusa, se passo qua non c'è una scorciatoia? Vai, vai. L'unica cosa, avevamo visto l'altra volta quello della nottata, che se ci beccano perdiamo i soldi, però anche di giorno, cioè, è un po' bruttino. Pensate quante bestemmione potrebbero uscire fuori dopo che ha accumulato un po' di soldi e te li vedi così volar via perché magari ti spianti contro una volante. Ora il dubbio sarebbe anche, iniziamo a mettere componentistica o facciamo l'upgrade dell'officina per sbloccare componenti più da pro? Non lo so. Laggiù, è quella l'auto? No, sto sbagliato totalmente. Vai. A posto, sì, accedi al garage. Tanto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, signori. I soldi li abbiamo guadagnati. Il video è uscito anche un po' troppo lungo, ma ci sta. Intanto dammi i soldi, perché qua dobbiamo fare un po' di modifiche, che la notte è giovine. Allora, ora disponibile per l'acquisto. La sindaca Stevenson ha annunciato un aumento dei fondi per la polizia di Lakeshore. Le auto sono un pericolo per la sicurezza stradale. Ma vada via. Signori, ci vediamo con il prossimo episodio di Info Speed Unbound. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Faremo un po' di modifichine e la renderemo un po' più prestante, poi esteticamente anche affascinante. Ma per ora ci salutiamo qua. Mi raccomando, seguitemi sull'altro sito per il secondo canale, Instagram, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Guelta Leale.